Signori, mi ha rovinato il video, ha rovinato il mio fomento. Chiedo veramente scusa, signori, ma ogni tanto gli piglio lo scribizzo. Aspettate, Scusatemi, ragazzi, sono tornato, ma ho trovato il mio cane a panza all'aria sul tappeto che richiedeva coccole e non ho saputo resistere. Quindi salviamo e continuiamo. E sono veramente desolato per quanto accaduto. Però, ragazzi, non è un live, quindi non posso prevedere quello che succederà. Chi sei tu? Tu sei Mary, Mary Haddock. Ok, preso, mettilo qui. Andiamolo a montare. Adoro quando si montano le cose. Ecco qui. Poi quest'altro. Porca miseria. No! Ti prego! Bravo, eccolo qui. Tu usi la canna da pesca? Chissà che ci si fa con la canna da pesca. È rimasto ancora un pezzettino, immagino, vero? Questo. Poi devo distruggere... Ecco! Monetine? Dai che sto quasi a metà. Se appena adesso riesco a distruggere tutte queste cose le riesco a prendere, signori, c'è una netta possibilità che io riesca a completare la missione. Fai rotolare il masso. Ottimo, ottimo. Lì sicuramente ci sarà qualcosa di buono da prendere. Speriamo. Anche perché se... No, 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 non ne perdere manco uno. Non ci possiamo permettere il lusso di perderne neanche uno. Allora, eroe della puntata è stato Gandalf, è stato deciso come nella precedente, è stato Elendil. Tieni premuto H per mirare. Mamma mia, è un atleta, Mary Haddock. Puoi distruggere niente qua, vero? Dannazione. Sam può usare la sua pala per fare che? No, forse ho capito, fammi rispawnare quel coso. Dai. Ok, se io questo lo riprendo e magari lo rilancio addosso al gufo, mi dà dei big money. Infatti, vola via, piccolo gufino. Sam? Sei tu, Sam? Sì, è Sam. K, piantiamo le pianticelle. Tutto qua. Ah, ok. Questa è una pianta speciale, mi sa. Money, dammi tutti i big money. Please, big money for me. Lì, lì, bravo. Bravo, signori, abbiamo superato la metà della barra. Vediamo se distruggere queste piantine ci dà big money. Un pochetti. Veramente, no, no, aspettate un secondino. Speriamo che quello non è il traghetto di Bookburgo. Se no significa che abbiamo finito la missione. No! Non è il traghetto di Bookburgo, sì, signori. Ecco, quella cosa, da quanto ne so, con la crepa, credo che andrà distrutta da Gimli. Mi sembra di aver letto così in un commento da qualche altra parte. Gimli il nano. Sì, sì. Col suo ascione potente. Ok, ragazzi, rimangono solamente tre cosetti. Qua c'è l'icona della canna da pesca, quindi devo usare Mary Haddock. Spazio premi. Poi? Spazio di nuovo? Di una difficoltà immane questa cosa. H, abbiamo cambiato tasto. H, eccolo qui. Big money. Big money, signori. Che cos'è? Una ragosta? A chi la devo lanciare? Lì. Lancia! Sì, muori, muori, devi da morire. Vai a fare la cacca da qualche altra parte con le tue grida bruttissime. Allora, tipo qui, non c'è qualcosa da distruggere che mi dia soldi? Oh, sì, signori. Mamma mia, signori, una miniera d'oro, una miniera d'oro. Che cosa ci sarà lì? Forse sotto la cascata c'è qualcosa? No, non c'è niente. Bene, quello è un trofeo che io purtroppo non potrò prendere. Perché c'ho personaggini schifosi. Lì, la ragnatela. Ragnatela si può distruggere, credo. Cosoldi! Mamma mia, li vede tutti? Li vede tutti i soldi? Prende pure uno blu! Mamma mia, si fa tutto il laghetto al contrario. E a questo punto è iniziato, mi sembra, l'ultimo quadratino. Vai, Mary Haddock. Sono fiero di te. Non la posso distruggere.
Però ho iniziato l'ultimo quadratino, cosa gran bella. Quindi significa che ce la potrei ancora fare. Scava tutto, Sam. Il mio piccolo giardiniere. Vai, lancia l'alveare. Liscio. Mo come faccio? Ah, questo tipo se gli do tanti colpi mi dà la cosa. Speriamo che si distrugge a un certo punto. Dai, dai, muori. Muori. Niente, non muore. Prendiamo coso. Vai. Sì. Guardate che comicità, ragazzi. Lo vedete? Questi sono i giochi Lego. Io adoro i giochi Lego. Scappi? Per l'amor di... Eccoli, quelli che distruggono le cose. Grandissime le mie pine. Qui? Che devo fare? Ci sarà qualcosa da fare, no? Ah, furbacchioni. Aspetta, però lì quello si poteva tipo fare. Fortunatamente se ne va. Dai, 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 signori, che nulla abbiamo per nuocere. Scava tutto. Un trofeo! Un trofeo! Signori sì, signori sì. Questa è grande puntata. Grande puntata per il Master Lock, che riesce a prendere persino due trofei e chiude anche l'ultimo cosetto. Tutto si concluderà adesso. Allora, questo lo devo lanciare come al solito a lui. Prendo tutti i big money. I big money, si inizia ad illuminare l'ultima. No, cazzo! Eccoci qua. Questo è il traghetto di Bookburg, signori. Il pezzo in cui scappano di brutto. Infatti qua vediamo tutto il valore di Meriadoc. Devo lasciare la contea. I have to leave the Shire. Eccolo, Bookburg Fair. Però, cazzarola, per l'ultimo quadratino, non sapete quanto ci sono rimasto male. No. Dai, che forse qualcosa riuscirò ancora a trovarla. Sì, sì, signori. Devo riuscire a prenderli tutti. Se li riesco a prendere tutti, forse... Sì, mamma mia. Signori, sfida completata. Vattene via. Vattene via. Vattene via. Sì, signori, mamma mia, ce la fa anche questa volta, avventuriero completo. Non so se si dice così, comunque sono fortunatamente fiero di me stesso. Ah, lì ho perso il trofeo, diamine. Vabbè, sono cose che non posso sapere dal momento. Quindi andiamo avanti, scappiamo, scappiamo al torrente. Scappiamo, dai, dai, siamo arrivati. Che poi il bello, io stavo davanti a tutti e tre loro. E adesso sono loro che stanno avanti a me. Io sono ultimo. I misteri delle cose. Piotta! Mamma mia! Fa il salto in lungo. Ma medaglia d'oro per Frodo Baggins, che si allontana con i suoi amichetti. Quindi ragazzi, forse è finita la missione, forse è finita l'episodio. Ma io, forse è finita l'episodio. Femminile, maschile. Pensate di chi sono. E sì, signori, il Cavaliere Nero, finito, livello completato, gioco libero sbloccato. Anche questa volta sono riuscito a completare la mia missione, sì, lo so, sono un grande e sono fiero di me stesso. Ho sbloccato tre nuovi personaggi. Cioè, quattro, scusate. Qua, quanti ne ho sbloccati? Frodo, Sam, che cazzo sono sti due? Sono identici. Boh, vabbè. Eccola che si riempie, eccola, eccola, avventuriero autentico, signori. Anche il secondo episodio è stato fatto alla grande. Scaliamo tutte le nostre cosette. Bene, bene, giungiamo a un totale di 63.030. Vediamo i due trofei che abbiamo preso. Eccolo, eccolo, bellissimo. Una piattaforma che poi andrà completata. Un trofeo per aver completato. Due, anzi, perché ho fatto pure l'avventuriero autentico. E si conclude qui il secondo episodio di questa miniserie. Quindi non mi resta che salutarvi con il consueto finale. Mettete un bel mi piace se l'idea e se il video vi è piaciuto. Vi invito a commentare perché mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. E soprattutto, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Vi ricordo inoltre che abbiamo una pagina Facebook il cui link è in descrizione. E vi invito e vi esorto a visitarla e magari a mettere un mi piace. Quindi per Lock96 da Uplayzone è tutto. Buia raga! Idiota di un tuc!